Taylor, un grande tecnico americano, cosa ne so, è l'inventore dell'MTM, tempi e metodi, cioè del sistema di lavoro completamente automatizzato sulla catena di montaggio. Lo sfruttamento di ogni nostro gesto applicato razionalmente per il massimo della produzione nelle industrie ad alto livello tecnologico. Ci sono appositi insegnanti che ammaestrano, è il caso di dirlo, operai e operai alla gestualità consona al movimento delle macchine. Noi, nello spettacolo La Signora da buttare, avevamo immaginato che la maestra di tempi e metodi giungesse addirittura a cavallo, un cavallo di cartapesta. Eccovela. La nostra economia rischia di andare a rotoli, perché si costringono operai, ma soprattutto operaie e donne, a gesti e movimenti stupidi, da scimmie ammaestrate, limitati soli arti superiori, gesti sciocchi. Io propongo di insegnare alle nostre operaie impiegate alla catena di montaggio la tecnica dell'armonia, impiegando tutto il corpo. Sì, tutto il corpo! E possono ritrovare il piacere nel lavoro. Avrei bisogno di 4 operaie per l'esperimento tessile. 4 operaie, eccoci qua! 4 operaie, eccoci qua! Comode, carini, non siate emozionate. Ben in posizione e fate molta attenzione, che è una sciocchezza. Dunque, immaginiamo di avere davanti a noi la catena di montaggio. Qua passa il nastro superiore e qua quello inferiore. Noi, con tutte e due le mani, senza mai smettere, dovremo staccare delle viti che passano qua sopra e infilarle qua sotto. E così dall'altra parte, va bene, chiaro? 1, 2 con tempo. E cosa fai tu? Batti a macchina, non ho capito io. Puoi già passare di categoria. Calma! 1, 2, 1, 2, tiriamo su le tapparelle qua, facciamo prendere aria alla casa, sono delle viti, cara, che devi prendere, viti, e non lasciarle mai cadere. 1, 2, facile, 1, 2, brave, che tempo, che ritmo. Ora sul nastro superiore vedremo arrivare una piccola spoletta metallica, un oggetto meccanico che noi, senza smettere con le mani, afferreremo nei nostri dentini, così, così. Ben stretta la spoletta nei dentini e andremo a riporla nel pistone di sinistra, così. Le spolette saranno 2, arriva la seconda spoletta, brava, infila la spoletta, brava, poi fisseremo con 2 colpetti della testa, 1, brava, date state sul pistone, puoi rompere il pistone? Sul nastro inferiore arriveranno 2 piccoli gommini che, sempre senza smettere con le mani, afferreremo nelle narici del nostro nasino, così. 1, 2, i gommini sono verdi, colore riposante. Attaccati a questi gommini ci saranno 2 sottilissimi fili di rame che andremo a tendere così, senza perdere i gommini. Poi avvolgeremo nella sezione pistone sinistro, 3 volte basterà. 1, 2, 3, chiaro? Poi soffieremo liberandoci il naso dai nostri gommini. Proviamo insieme, perché soffi. Dove ce li hai i gommini? Nel naso. Perché soffi, sei già stufa, già stanca. Ah, questa farà carriera, farà. 1, 2, 1, 2, ci siamo? 1, 2, snariggiamo forte per liberarci il naso dai gommini. Brave, 1, 2, 1, 2, ci siamo? 1, 2, 1, per terra c'è il pedale della trancia. La trancia è una cosa un po' pericolosetta, come tutti sanno, perché se non si fa più che attenzione a tirare indietro le manine, tracchete, trancia le dita. E non si può, fa disordine, il padrone non vuole. 1, 2, 1, 2, 1, 2, pedale della trancia, via, ecco la occa. Aia, già senza dita sei. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qui ci arriva un filo che noi prendiamo, velocemente lo portiamo a destra.